Io sto ascoltando tutti i cittadini e anche i sindaci del territorio Ligure. Ovviamente c'è un bisogno di sanità, di risposte di qualità, di risposte riguardo all'emergenza, salvare le vite, che è l'obiettivo di tutte le persone che si occupano di sanità. Certamente una mobilitazione, la raccolta firme, le mozioni approvate nei consigli comunali della Val Bormida sono un punto fermo dal quale non ci si può muovere, la politica non può arretrare su questo punto. Io ovviamente non sono né un consigliere di opposizione né un consigliere di maggioranza, sono l'assessore. Quindi io devo ovviamente parlare con dati di fatto e con scelte realizzabili. Per cui oggi ritengo che si sia scritta una bella pagina di politica in consiglio regionale, che parte da un territorio che ha bisogno di avere non soltanto risposte in termini di ospedale e di emergenza, ma anche di territorio, in quanto l'indice di vecchiaia della Val Bormida è il più alto di tutta la regione Liguria. Quindi la cronicità, il paziente anziano ha bisogno di visite a domicilio, di assistenza che deriva da servizi sul territorio che siano adeguati. Quindi è una risposta globale che deve essere data a tutti i bisogni dei cittadini della Val Bormida. La riforma della sanità ligure, il libro bianco, darà una risposta a tutti i cittadini liguri, compresi i cittadini e gli abitanti della Val Bormida.